Ciao ragazzi, come state? Penso che tutto a posto, vero? Oggi sono un po'... non so come si dice, se triste, se felice, non so. Perché ho un amico che ha cercato una fidanzata per tanto tempo. Non ha ancora trovato. E secondo me la risposta è semplice. Magari le ragazze bianche non piacciono i ragazzi africani. Cosa ne pensate? Perché lui è bello, ha il lavoro, a casa e tutto, però non trovi. Io non so perché. Voglio chiedervi se le ragazze bianche piacciono ai ragazzi africani, nero come me. Se sì o no, per favore lasciami il tuo commento sotto questo video e non devi dimenticare di subscribe. Dimmi, cosa, come si dice subscribe in italiano? Dai, basta, anche tu non sai. Per favore aiutami con subscribe in italiano. Come si dice subscribe in italiano? Così posso dire un altro video. Subscribe questo video, e se ti piace questo video fammi sapere con questo, così posso andare avanti a fare un po' di più. Allora andiamo fuori a chiedere se ragazzi bianchi non piacciono ragazzi nero, allora lui deve smettere di cercare, per tornare in Africa a cercare qualcosa. Cosa ne pensate? Fammi sentire. Andiamo. Ciao. Ciao. Posso farti una domanda? Certo. È vero che le ragazze bianche piacciono ai ragazzi africani? Sì, perché no? Perché? Per quale motivo? Cioè, la bellezza è bellezza. E sì, altro? Ma no, direi di no. La bellezza io la vedo come bellezza oggettiva. Se uno è bello, è bello. Solo questo? Sì. La ringrazio. Niente. Ciao. 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 Posso farvi una domanda? Sì, certo. Allora, è vero che le ragazze bianche piacciono ai ragazzi africani? Ma a me personalmente non è mai successo. Però secondo me è possibile, un po' per la novità, magari per il carattere, siamo simpatiche. E secondo me è per questo, soprattutto per la novità. Sono d'accordo con lei. Cioè? Che si possono innamorare del carattere, conoscendoli bene, che ne so. Solo questo? Ma secondo me più che altro per questo, perché magari, non lo so, secondo me proprio abbiamo tutto un altro carattere rispetto alle ragazze magari di colore africane. Sì. E per questo non so. Saresti disponibile ad avere un compagno africano? Ma non lo so, dovrei provare, perché sinceramente non ho mai incontrato un ragazzo comunque africano con cui provare una relazione. Però quelli che ho conosciuto anche come amici così, cioè sono simpatici e perché no? Cosa immagini se saresti con un ragazzo africano? Cosa succede?
No, secondo me niente, cioè, secondo me è come con un altro ragazzo, per me i ragazzi o di colore o bianchi sono tutti uguali, quindi non vedo cose negative, ecco. Tento parere. Differenza. E cioè? E qui, cioè, non mi è mai capitato, però se capita, ne so. Cioè, che io sono straniera, per dire, cioè, non c'è differenza, siamo tutte persone. Sì. Va bene, vi ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ti posso chiedere una domanda? Certo. È vero che le ragazze bianche piacciono ai ragazzi africani? Sì. Perché? Perché non c'è differenza. Altro? No, niente. Quindi saresti disponibile per uscire con un ragazzo africano? Io sono fidanzatissima, però... Con un africano? Non sono fidanzata, cioè sì, sono fidanzata, ma con un ragazzo... Beh, no, non lo so, sì, perché no. Però adesso no, perché sono fidanzata. Ah, ok, grazie, la ringrazio. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Posso farvi una domanda? Sì. È vero che le ragazze bianche piacciono ai ragazzi africani? Non lo so, dipende. Non lo so questo, chiedetelo a loro. Perché? Non lo so. È un gusto soggettivo. Quindi dipende da che cosa? Dal gusto personale della persona. Cioè? Cioè, se a una persona... Cioè, l'amore non si può decidere in base a... al colore. Una persona quando si innamora, che sia bianco, sia nero, che sia asiatico, ma non lo so. Quindi saresti disponibile a uscire con un ragazzo africano? Io sono fidanzata. Sì, lo so, parliamo virtualmente. E non lo so, se in un futuro mi dovrò innamorare, cioè mi innamorerò di una persona, non so, io sono innamorata di lui, nel senso... Sono disposta ad uscire con lui perché sono innamorata di lui, però non so. Te il tuo parere? Io condivido quello che ha detto lei. Cosa ha detto? Che l'amore non ha colori della pelle né nulla. E... Sì, vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie mille. Allora. Bentornati, avete sentito tutto, no? Allora, dimmi cosa ne pensate sotto questo video. E se è vero, come stanno dicendo, che è normale, può succedere, lascio il suo numero sotto la descrizione del video, anche il mio indirizzo email. Lascio qui sotto, se c'è qualche ragazza che vuole uscire con lui, dammi un messaggio, passami una chiamata, così vediamo come possiamo registrare. Lui è un buon ragazzo, bello, è tutto. Ok, ci vediamo settimana prossima. Vogliamo sapere come funziona l'accoglienza di migranti dall'inizio alla fine. Funziona proprio, perché tante persone non sanno come funziona quando entrano i migranti dal mare, come funziona, tutto, dall'inizio fino alla fine dell'accoglienza. Vi ricordo che questo canale è per tutte le persone, sia africani, bianchi, tutti, perché questo canale è questo canale è per integrazioni, migrazioni, cultura africana, cultura europea, tutto. Quindi questo canale è per te e per me, è per tutti noi. Anche tu potete lasciare il tuo commento, cosa ne pensate, tutto potete lasciare qui. Mio nome è sempre Jacob Lansen Ebenezer e stai guardando Voce dell'Africa, Voice of Africa, a voice in the wilderness. Ok, ci vediamo settimana prossima. Adios.